Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani. Quella che si è abbattuta sulla Rai è una vera e propria bomba, decisione clamorosa sulla conduttrice Mara Venier. Mara Venier è tra le conduttrici Rai più amate ed apprezzate dal grande pubblico, per questo la notizia arrivata nelle ultime ore ha letteralmente spiazzato i suoi fan. Si tratta, difatti, di una decisione davvero clamorosa. Una vera e propria bomba in Rai. Di seguito vi sveliamo nel dettaglio qual è la notizia annunciata dai vertici del servizio pubblico radiofonico e televisivo. Iniziamo col dire che si tratta di un annuncio che ha spiazzato i tanti fan della presentatrice veneta che oramai da diversi anni allieta i pomeriggi degli italiani con Domenica in Bomba Rai. La decisione su Mara Venier. Quella presa dai vertici Rai è una decisione davvero inaspettata che difatti ha lasciato spiazzati i fan. Essa riguarda il contenitore domenicale condotto da diversi anni dalla nota conduttrice veneta. Negli ultimi anni ha fatto registrare un grande successo soprattutto in una puntata in particolare. L'annuncio riguarda il fatto che la puntata dedicata a Sanremo di Domenica in andrà in onda fino alle 20. Ciò non accadeva da tempo tant'è che lo slot veniva occupato dal programma condotto da Francesca Fialdini, Da noi a ruota libera, e dallo show L'eredità. Quest'anno però non sarà così dal momento che la puntata sanremese di Domenica in occuperà anche lo spazio occupato dai programmi di cui sopra. Senza dubbio, si tratta di una decisione che sarà molto apprezzata dagli italiani poiché la trasmissione condotta dalla Venier ha sempre fatto registrata ottimi ascolti. L'anno scorso, ad esempio, nella prima parte ottenne il 38,8% di share con 5.367.000 spettatori, nella seconda invece registrò uno share del 35,8% con 4.685.000 spettatori. Infine, la terza ed ultima parte raggiunse i 4.258.000 spettatori con il 30,4%. Ad ogni modo, la decisione presa dai vertici Rai risulta essere più che mai saggia dal momento che si è voluto premiare il grande successo del programma che, tra l'altro, andrà in onda direttamente dal palco dell'Ariston. Va detto, inoltre, che si tratta di un annuncio che mira a rispondere ad esigenze pratiche, i cantanti in gara quest'anno sono 30, di conseguenza, chiudere il programma alle 18.45 poteva finire per penalizzare alcuni di loro. Non solo, il conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, per la prima volta ha deciso di accogliere l'invito di Mara Venier a partecipare alla trasmissione domenicale. Sicuramente, si tratta di novità che faranno piacere ai fan del festival come anche di Domenica in, dove quest'anno si potranno rivedere le esibizioni di tutti i cantanti disponendo di un tempo maggiore grazie alla decisione presa dai vertici Rai.